NAS di Reggio Calabria e Comando Provinciale di Reggio Calabria, nel periodo dell'emergenza Covid, hanno controllato ben 23 strutture. Una di queste è stata sequestrata su ordine dell'autorità giudiziaria in quanto mancante dei titoli autorizzativi ed erano stati accertati dei reati in danno degli anziani. Cinque sono state proposte per la sospensione in quanto mancanti dei titoli autorizzativi e ben 13 devono risolvere delle difformità evidenziate durante i controlli. Molto spesso in questi controlli troviamo delle case albergo trasformate in case di riposo e quindi non hanno tutti i requisiti per le case di riposo e ora controlliamo anche l'ordinanza regionale che prevede l'effettuazione dei tamponi per tutti gli operatori sanitari della struttura.